È una stagione sportiva 2020 di grandi prospettive, quella che si appresta ad affrontare la scuderia pistoiese Jolly Racing Team, vincitrice del campionato italiano Rally R1, con il suo portacolori Daniele Campanaro. Un primato, quello conquistato dal pilota montalese nella programmazione in archivio, conquistato al volante della Ford Fiesta R1, vettura portata al debutto in Italia con i colori del sodalizio di Larciano. La soddisfazione è stata veramente grande perché poi siamo riusciti a conquistare con la stessa vettura anche il titolo italiano R1. Siamo molto motivati per quest'anno, per fare questa stagione in R2. Sappiamo che sarà più difficile, però stiamo lavorando e cercando di fare del nostro meglio per migliorare ancora. Per Jolly Racing Team la soddisfazione di aver centrato tutti gli obiettivi prefissati, confermandosi in ambito nazionale grazie ai risultati concretizzati dai propri portacolori sia nel panorama rallistico moderno che in quello storico. Sono molto contenta per il primo anno da presidente della Jolly Racing Team perché abbiamo avuto una marea di soddisfazioni veramente, sia nel campionato italiano asfalto con Daniele Campanaro, campionato italiano terra con Simone Baroncelli, Emanuele Corti, Gianni Lazzari sotto l'aspetto di pilota, Pierotti Luca, Paolini Francesco, insomma abbiamo veramente una marea di ragazzi che ci hanno dato veramente tante soddisfazioni. Anche nel rally storico, con la vittoria della quarta zona del TRZ di raggruppamento e coppa conduttori per l'equipaggio Guarducci Bazzani e nella terza zona con l'equipaggio Mori Cesaretti. Per quarto anno consecutivo abbiamo vinto la coppa di scuderia, grazie a tutte le persone che ci stanno dietro e a tutti i ragazzi che corrono e fanno sì che i loro risultati ci portino a queste soddisfazioni. Un 2020 ambizioso per la scuderia larcianese, parte integrante dell'evento che a maggio richiamerà praticanti ed appassionati del motorsport sulle strade della nostra provincia, teatro di un rally della Val di Nievole completamente rinnovato nei contenuti, come anticipato ai nostri microfoni dall'organizzatore di Laser Prom 015 Gianni Lazzari. Una grossa novità per quanto riguarda il nostro rally della Val di Nievole che viene svolto qui in provincia di Pistoia è la rivoluzione del format della gara perché da rally classico verrà fatto rally day. È un rally che viene svolto in una sola giornata e svolgendosi appunto in un giorno tira persone anche al di fuori della Toscana. Sarà una gara molto concentrata con delle piccole coccole per tutti nei momenti morti della gara. Il rally della Val di Nievole